astensionismo, partito favorito, soluzioni per il clima e ancora Moscerini senza partner. Questa è Newsroom, le nostre notizie dal mondo. Secondo l'istituto di ricerca SWG, alle ultime elezioni politiche il partito del non voto sembra essere stato il favorito per il 37% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Tra i fattori chiave dell'astensionismo potrebbe esserci l'appeal sempre più basso che la politica ha sui giovani? Noi di Pop News ne abbiamo parlato con Francesco Marchionni, consigliere vicario del Consiglio Nazionale dei Giovani. Sia le nostre elezioni nazionali che poi anche le diverse regionali amministrative che ci hanno visto insomma protagonisti in questi mesi ci hanno fatto vedere come l'astensionismo sia veramente incrementato rispetto al passato, purtroppo. Ora ci ritroviamo però in un osservatorio particolare perché abbiamo un aspetto dicotomico della situazione, ossia da un lato si riscontra insomma nei giovani un forte dato di astensionismo praticamente a livello quindi anche di partecipazione, non solo di andare al voto, proprio di partecipazione e attenzione alla politica e alla vita anche del partito, diciamo così, no? Ma dall'altra parte in realtà vediamo un forte attivismo da parte dei giovani su diverse tematiche, su tematiche che poi sono politiche, le tematiche che trattiamo per esempio sul tema ambientale, sul tema dei diritti, sul tema del lavoro, dell'accesso alla prima casa, cioè sono tematiche comunque politiche che riscontrano l'attenzione del giovane ma poi non trovano un susseguo nella partecipazione proattiva anche nel candidarsi apertamente, no? Anche magari negli ambiti locali, amministrativi, regionali, quindi non per forza in ambito nazionale. Per stimolare interesse e partecipazione alla vita politica attiva è necessario creare una connessione tra i temi politici e i temi più cari ai giovani. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Quello di luglio è stato il mese più caldo mai registrato e questo ha spinto ancora di più gli scienziati a interrogarsi su come evitare la catastrofe climatica e impedire un ulteriore aumento delle temperature. Una delle proposte avanzate prevede la cattura delle emissioni di carbonio e l'immagazzinamento delle stesse sottoterra. Un'altra ancora consiste nella deviazione dei raggi solari diretti sul nostro pianeta. Esperti ingegneri del clima, però, hanno chiarito che si tratta di proposte difficilmente attuabili e che soltanto la riduzione globale dell'uso di combustibili fossili potrebbe davvero impedire alla Terra di entrare in un'era di intenso surriscaldamento. Anche in mancanza di insetti maschi, i moscerini della frutta femmine ora possono riprodursi autonomamente. Infatti, la ricerca pubblicata sulla rivista Current Biology ha rilevato che un team di scienziati ha individuato un modo per far riprodurre insetti vergini. Gli scienziati hanno dapprima identificato in un'altra specie di moscerini quale fosse il gene che permette una riproduzione autonoma, per poi modificare geneticamente la specie protagonista dell'esperimento, che normalmente si riproduce con un partner. Il team di ricercatori ha sottolineato che è improbabile che i risultati ottenuti possano applicarsi agli esseri umani. La ricerca, per ora, riguarda esclusivamente il regno degli insetti.